Buonasera a tutti, cari amici, come state? Tutti bene? Buio da un bel po', è sera. E ancora una volta questa sera ci ritroviamo in questo nuovissimo interattivo. Io sono Perla, do il benvenuto a tutti quelli che mi conoscono. Scusate, bentrovati a tutti quelli che mi conoscono e benvenuti a tutti quelli nuovi del canale. Allora, questa sera c'è un po' di tristezza. Forse lo sentite dalla musica che ho scelto. E diciamo che non sempre si è allegri, no? A volte capitano delle cose che ci rendono un po' tristi. Ma è la vita. E comunque io sono qui per portarvi allegria e quindi ancora una volta ci ritroviamo con questo splendido interattivo. Dobbiamo andare avanti con i nostri segni zodiacali. Adesso ne estraiamo un altro. Al solito ce ne sarà uno per i single che appunto sperano che ci siano delle belle cose per loro nei primi 2 mesi del 2022 e anche per i ritorni alle coppie, chi magari aspetta il ritorno della persona che ama. E quindi vediamo un attimino cosa gli astri hanno in serbo per voi. Come sempre, estraiamo, cerchiamo il prossimo segno zodiacale nella nostra scatola magica. Ovviamente noi non guardiamo. Senza guardare, ok, chi tocca? Hola, Ariete, 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 Arietini o Arietine del canale. E allora vediamo cosa c'è per voi per questo insomma nuovo anno. Abbiamo detto non più di 2 mesi. Allora, io direi contrassegnare. Io ho scelto due candeline, una per i single e una per i ritorni alle coppie. Ovviamente parleremo anche di come andrà il lavoro e la fortuna in generale. Allora, prendiamo questo. Scusate, allora, questo qui, questo mazzo dei veggenti da luce per i single e questo mazzo dei tarocchi marsigliesi per e ritorni e coppie, ok? Allora, Ariete, allora preparo anche, mischio le carte per voi per quanto riguarda anche qualche carta della luna. Vediamo un pochettino. Ok, allora vediamo un pochettino. Prendiamo due carte per quanto riguarda i ritorni alle coppie e due carte per quanto riguarda i single. Bene, due di qua e due di qua. Ariete. E allora dai, dunque, partiamo con i ritorni alle coppie e poi ci occupiamo dei single. Ok, allora mettiamo da parte, poi metterò il minuto corrispondente. Ecco qui. E partiamo con, abbiamo detto, i ritorni alle coppie. Vediamo cosa in serbo per voi dell'Ariete, cosa ci sono, c'è in serbo per voi nei primi 2 mesi del 2022. Vi ho sempre detto che io più di 2 mesi non faccio perché il destino cambia continuamente. Abbiate fede nei vostri sogni, credete nei vostri sogni. Guardate questa bella luna con questi bei fiori. Abbi fede nei tuoi sogni. Guardate che bella immagine. L'altra carta della luna vi dice: è tempo di agire. A quanto pare o avrete. Voi siete Ariete, ma a quanto pare è uscita ancora la carta dell'Ariete, quindi o avrete a che fare con qualcuno dell'Ariete o con l'ascendente
in Ariete oppure riguarda voi perché siete dell'Ariete, cucitelo su di voi. Comunque vi dice è tempo di entrare in azione, e l'altra vi diceva quindi abbi fede nei tuoi sogni, è tempo di entrare in azione. Queste due carte sono ben correlate. Allora, vediamo chi di voi, quelli di voi che appunto aspettano il ritorno della persona amata, comunque sperano che la persona a cui ancora pensano ritorni nella loro vita. Vediamo se accadrà nei prossimi due mesi dell'anno. Vediamo che accade. Non più di due mesi andiamo, perché ovviamente non andiamo troppo in là. Vediamo cosa accadrà per voi. Leggerò le carte così come escono, vedremo un po' tutto. Comincio a prenderne 5. Queste carte sono bellissime, belle grandi. Partiamo col 10 di bastoni, poi vi dico. Ok, 10 di coppe, 7 di bastoni, 7 di bastoni, il matto, fante di denari. Allora io ve le giro in modo che, okay, ve le giro man mano, dai, così potete vedere. Allora partiamo dal 10 di bastoni. Ragazzi o ragazze, venite da un periodo che è stato per voi un po' pesantuccio, vi dicono qua le carte. Forse avete dovuto affrontare dei problemi in famiglia, dei problemi magari sul lavoro, può essere anche dei problemi di salute. Comunque c'è stato un periodo veramente lungo di problemi, di cose pesanti da sostenere, come se aveste dovuto sopportare un gran carico di situazioni, di problemi pesante, un periodo veramente pesante che per qualche motivo avete dovuto sostenere. Questo periodo però, diciamo che se non giunto al termine, quasi giunto al termine, perché per voi è il tempo di cominciare a, possiamo dire, riprendere in mano le redini della vostra vita. Ce lo dice questo matto, ve lo giro, che appunto vi dice buttati, è il tempo di dimenticare quello che è stato e comincia a riprendere in mano le redini della tua vita. Rischia, fai questo salto nel vuoto. La carta del matto, lo zero, indica proprio quando una persona ricomincia tutto da capo. Riprendi in mano la tua vita, ricomincia tutto da capo, buttati e riprendi a vivere. Dimentica tutto e ricomincia. Abbi il coraggio di rischiare ancora. Fidati di te stesso, fidati delle tue possibilità, perché andrà tutto bene, ce la farai. Quindi la carta del matto è proprio quella carta che indica l'inizio di un qualcosa e la fine, perché negli arcani maggiori lo zero è la carta che viene prima, l'arcano che viene prima dell'uno, no? Perché poi ci sono gli arcani maggiori che vanno dall'uno, dal numero 1 al numero appunto 21 più questo, che lo zero, no? Però lo zero, se noi lo mettiamo all'inizio, alla fine degli arcani maggiori, è uguale, perché il matto, quindi la carta di arcani maggiori, che appunto è lo zero, lo troviamo sia all'inizio che alla fine dei 22, dei 21 arcani. Quindi lo puoi trovare all'inizio oppure alla fine. Può essere quindi l'inizio di un qualcosa oppure la fine. In questo caso quindi l'inizio di un periodo bello e nuovo per voi, quindi abbiate il coraggio di rischiare. Ok, guardiamo un attimino anche le altre carte. Vediamo un attimino questo 10 di coppe.
Allora, il 10 di coppe ci indica praticamente un periodo di armonia che vi aspetta, di felicità, di gioia in tutti i settori, no? Un po' in tutti i settori, di positività. Diciamo che indica belle cose un po' in tutti i settori, delle buone prospettive in generale, sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguarda la famiglia, le amicizie, nuove possibilità in tutti i settori, comunque una gran bella carta, ok? Poi abbiamo questo 7 di bastoni. Il 7 di bastoni invece è, c'è ancora un po' di... vi sentite ancora un po' tesi in questo periodo, perché indica che una persona che si sente sotto attacco, quindi in un certo qual modo non è ancora finito questo periodo, vi sentite un po' sotto attacco, un po', siete un po' preoccupati, non siete ancora, non vi siete ancora del tutto tranquillizzati per questa situazione che avete, da cui siete appena usciti, no? E però diciamo che adesso la situazione, come vi ho detto, è, si sta per tranquillizzare, quindi è un vostro, siete voi che vi sentite sotto attacco, cioè in realtà non c'è, non ci sono problematiche più, perché questo periodo è praticamente finito, però voi un po', è come quando uno è malato e c'è ancora lo strascico, sente ancora lo strascico di un qualcosa. E voi vi sentite così, come se aveste, sentiste ancora, come possiamo dire, un, possiamo dire, quando uno deve liberarsi di un qualcosa, no? Ancora ci pensate a questa situazione. Non ve ne siete ancora liberati. Noi... Io sono siciliana, noi in Sicilia diciamo lo strascico, quello che rimane, no? Non so esattamente come definirlo in italiano, però l'ho detto in dialetto siciliano, però è appunto la fine di quel qualcosa, quello che rimane, quello che ci rimane addosso di quel qualcosa di negativo che noi abbiamo vissuto. Quindi un po' ci si sente sotto attacco, però questo periodo è finito perché per voi inizia un periodo di armonia. E andiamo a vedere anche questo bellissimo fante di denari che indica dei messaggi in arrivo per voi, ok? Indica, diciamo, delle notizie inaspettate che possono, indicate da questo giovane biondo, delle notizie inaspettate che possono arrivare un po' in tutti i settori, sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguarda l'amore. Potrebbero anche essere notizie dalla persona da cui voi aspettate il ritorno, ok? Vediamo però altre carte che, vediamo, ci possono indicare qualcosa, diciamo, di questa persona di cui voi aspettate il ritorno. Perché abbiamo visto che comunque il periodo brutto è passato, che vi aspettano delle belle prospettive, però adesso guardiamo ancora un altro pochino di carte, così vediamo un po'. Ecco, che donna siete, donna o uomo, volgete al maschile, se voi siete una regina di bastoni, siete una donna molto creativa, molto passionale, dedica un po' anche all'esoterismo, vi piace un po' anche diciamo il mondo dell'esoterismo, siete una persona che vuole avere sempre il controllo della situazione, avete, diciamo, in generale dei buoni sentimenti, siete una persona di buoni sentimenti, una madre amorevole e affettuosa, nelle amicizie date il massimo, quando amate un uomo lo amate con tutto il vostro cuore, proprio dimostrate il vostro amore in tutti i sensi. E poi, oltre ad essere una persona dotata di molti talenti e creativa, diciamo che amate anche molto lo sport, vi piace magari, come possiamo dire, quando potete, quando avete tempo, fare dello sport. Diciamo che in generale le donne che appartengono a questa categoria della regione di bastoni amano un po' tutti i tipi di sport, dall'andare a fare jogging, dal fare magari sport un po' più competitivi, non so, magari tennis, piuttosto che altri sport, magari anche amate, non so, fare equitazione, andare a cavallo, delle cose, anche sport estremi volendo.
E poi amate molto il vostro lavoro. Siete delle donne molto laboriose, anche in casa vi date da fare continuamente, rivoltate la casa quando vi mettete a pulire il sabato e la domenica, da cima a fondo, cioè siete delle donne veramente molto eclettiche in tutti i sensi, no? Vi piace occuparvi di tante cose. Questa è quella tipologia di donna, volgetelo al maschile se siete uomini. Ma questa persona, questa carta indica ancora un po' di inquietudine, questa persona però tornerà nella vostra vita, vediamo un pochettino, eccolo qua il nostro uomo alla vana, sì. Allora, è uscita questa carta dell'imperatore, quindi la persona che tornerà nella vostra vita è il classico tipo che, diciamo, l'imperatore. Quindi vedete che qui l'imperatore è un uomo che ha questo scettro in mano, è un uomo che ama comandare, quindi può essere il capo di un'azienda o anche avere delle mansioni in cui deve comandare, colui che comanda, l'imperatore è colui che comanda, quindi può essere una persona che ha un ruolo di comando, è anche una persona molto orgogliosa, molto autoritaria, a cui piace esercitare il controllo, di solito è una persona che ha una certa età, appunto stiamo parlando di una persona di cui voi aspettate il ritorno, sperando che ovviamente ritorni da voi, che sperate ritorni da voi, quindi è una persona di questo tipo. Probabilmente questa persona che si è allontanata da voi ha intenzione di ritornare nella vostra vita. Secondo me non subito, adesso tiro ancora qualche altra carta, però vedete che è uscito anche questo 3 di coppe, che mi piace. Perché indica degli incontri futuri che potrebbero avvenire a una festa. Potrebbe essere un posto dove entrambi dovete andare, o magari un'occasione che vi vede entrambi protagonisti. Non so se questa persona ha dei figli o voi avete dei figli, o magari non so se questo può essere anche un ex. Comunque un'occasione, potrebbe esserci un'occasione a breve in cui voi due dovete incontrarvi, voi dell'Ariete, con questa persona, con questo vostro imperatore, questo uomo che non riuscite a dimenticare. Quindi può anche darsi che questa persona voi la incontriate in un'occasione di svago, anche magari un'occasione di cerimonie, magari battesimi, matrimoni, c'è un qualcosa che in qualche modo vi tiene legati e che vi darà modo di incontrarvi, ok? Cucitelo su di voi. Che altro possiamo dire? Vediamo. Voi comunque c'è anche questo 3 di bastoni che indica che siete in attesa di un qualcosa, oppure che dovete fare un viaggio. Comunque state facendo anche dei primi passi verso un obiettivo, per quanto riguarda il lavoro, un qualcosa che aspettate da tempo. Può anche darsi che ci siano le prospettive di una promozione per voi. È bello anche questo 2 di denari, mi piace questo 2 di denari. Indica appunto come possiamo dire, delle scelte che dovete fare, delle scelte importanti che dovete fare, delle decisioni che dovete prendere, come se foste indecise tra due cose, e ce lo conferma anche questo 3 di denari. Adesso parliamo un po' della sfera che riguarda il lavoro, perché indica il 3 di denari un lavoro di squadra che probabilmente dovete fare magari nel vostro ambito lavorativo, che farete nell'ambito del vostro lavoro. Quindi vedete un po', cucitelo su di voi. Comunque qua queste due carte parlano anche bene del lavoro, no? Queste carte di denari. Quindi io direi che il lavoro va bene, l'amore, questa persona dovrebbe rientrare nella vostra vita, diciamo, credo entro questi 2 mesi, perché sono uscite queste carte che mi fanno pensare che la cosa non è tanto lontana.
Ecco, comunque questa persona potrebbe inviarvi già dei messaggi, ce l'ha detto questo fante qua, ok? Quindi secondo me questa persona, l'intenzione c'è, però a me viene da pensare che oltre il solito spiarsi su WhatsApp, Instagram, eccetera, o il messaggio che potrebbe mandarvi per Natale o Capodanno, c'è la possibilità di questo incontro. Perché questo di coppia me lo fa molto pensare. Un incontro che potrebbe essere anche casuale in qualche posto. Cucitelo su di voi, poi mi fate sapere. Però queste due carte iniziali, è tempo di prendere in mano la vostra vita, quindi entrare in azione, e quest'altra carta, abbi fede nei tuoi sogni, mi fa pensare che potrebbe veramente essere questo incontro casuale che può farvi incontrare, piacevolmente incontrare con questa persona, ok? Poi mi farete sapere. Benissimo, io vi saluto, spero che insomma qualcosa vi abbia corrisposto. Ovviamente se non vi ha corrisposto in niente, vuol dire che diciamo non era per voi, la stessa non era proprio, perché può capitare, capita anche a me delle volte. Allora, benissimo, adesso andiamo a vedere l'altra candelina, mettiamo via queste cose e parliamo dei single. Come sarà per i single dell'Ariete questo, i primi due mesi del nuovo anno, come saranno? Partiamo con queste due prime carte della luna. Allora, intanto la persona che potreste incontrare, visto che siete single, che potreste incontrare, potrebbe essere dei pesci o avere l'ascendente nei pesci, e vi dice bilanciate la spiritualità e la praticità, quindi cercate di essere bilanciati nelle cose della vostra vita, dosate bene la vostra spiritualità e la vostra praticità. E vi dice ancora un nuovo inizio sta per arrivare, dei nuovi inizi stanno per arrivare, ok, benissimo, nuovi inizi stanno per arrivare per voi. Vediamo quindi queste carte dei veggenti della luce che cosa ci dicono, nuovi inizi stanno per arrivare per voi. Vediamo un pochettino sulle note di questa bella musica che ho scelto per voi. Questa è voluta già uscire, la mettiamo qua, questo paggio di coppe. Sulle note di questa splendida musica. Oh, stanno uscendo tutte da sole le carte, vogliono parlare stasera. Dicevo, questa splendida musica che ho scelto questa sera, che mi piace molto, che ho scoperto da poco. Un po' questo suono di questa chitarra per voi. E allora intanto vi dico che questo paggio di coppe indica dei messaggi da parte di una persona che vuol farsi avanti. Mi viene da pensare che forse voi, questa persona nuova che aspettate, forse qualcuno di voi già l'ha conosciuta e la sta frequentando, perché mi indica una persona che ha intenzione di farsi avanti, di palesarsi. Oppure magari avete un ammiratore segreto che non sapete, che magari a breve si farà vivo con voi, magari qualcuno che già vi ha adocchiato o con cui chiacchierate su Instagram, su Facebook, sui social. È possibile anche questo. Poi c'è quest'asso di denari molto bello che indica dei nuovi inizi, un po' in generale, dei nuovi inizi concreti e tangibili, delle novità che possono arrivare in ambito lavorativo. Anche dei soldini per voi, perché i denari indicano anche i soldi. Andiamo avanti adesso con le altre carte, prendiamo delle altre mentre la nostra chitarra va. 10 denari indica, diciamo, una bellissima carta che indica un po' in tutti i settori delle belle cose che arriveranno. Quindi se state cercando lavoro, il lavoro arriverà. Se magari in famiglia ultimamente le cose non andavano tanto bene con i vostri familiari,
se avete avuto dei litigi in famiglia si appianeranno e vi troverete, veramente ritroverete un'armonia che da tempo magari cercavate, magari dei piccoli screzi che con i vostri parenti. Pare che ritornerà un'armonia nella vostra vita. Potrebbero anche arrivare dei soldini, magari dei soldini che aspettate, o magari trovare un lavoro se lo state cercando, oppure anche un avanzamento di carriera. Comunque un periodo piacevole, vedete tutte queste persone allegre, questi bambini che giocano, che fanno il giro tondo, proprio un periodo di letizia vi aspetta, di belle cose per l'avvenire per voi single dell'Ariete, ok? Abbiamo anche questa carta del giudizio. Allora, cosa ci indica questa carta del giudizio? Il giudizio indica che ci sono delle cose che voi, delle notizie, diciamo per così dire, che voi state aspettando da un po' di tempo, che però non sono ancora arrivate. Diciamo che indica anche, allora, notizie che devono arrivare e anche delle decisioni importanti che voi dovete prendere ma non avete ancora preso. Perché il giudizio è la carta della resurrezione dai morti, no? Un ricominciare un qualcosa, un rinascere, una resurrezione, no? E può indicare anche delle questioni che risolverete, ma può anche indicare un ritorno dal passato da parte di qualcuno per voi single. Quindi può anche darsi che, anche se siete single e state aspettando una persona nuova, non è detto che non ritorni una persona dal vostro passato, una persona forse che avete amato in passato, che non vedete più da tanto tempo. Non è detto che sarà un nuovo amore, perché quando esce questa carta del giudizio è anche possibile che qualcuno torni dal passato, anche da un remoto passato. Metti che voi, non so, avete già avuto un marito, avete dei figli, avete un ex, non è detto che dal passato possa tornare un vostro vecchio amore. Tutto è possibile, no? Questa carta indica un po' queste cose, ma fa anche pensare a delle importanti decisioni che dovete prendere, come vi ho detto prima. Che donna siete voi? Volgetelo al maschile se siete uomini. Siete una donna di spade, una regina di spade. Siete una donna molto forte, che di solito tiene alte le proprie barriere, che non si fida tanto delle persone in generale. Prima di fidarsi di una persona ci pensate un bel po'. Siete delle donne oneste, dirette, logiche, razionali, che in genere chi vi conosce pensa che siete delle donne chiuse. Ma quando vi aprite soltanto quando finalmente siete arrivati a fidarvi bene di una persona, non vi buttate così a capofitto, siete molto sospettosi o sospettose, se siete uomini sospettosi, siete donne sospettose, siete comunque delle donne, delle persone molto intelligenti. Professionalmente occupate, di solito le donne di spade occupano delle cariche a volte alte, possono essere a capo di un'azienda, anche magari possono essere dottoresse, insegnanti, avere un ruolo, fare della politica, avere un ruolo importante in generale, comunque un qualcosa di importante. Comunque siete delle donne molto volitive, o dei uomini molto volitive se siete uomini. Avete un forte carisma, avete molti talenti, se appartenete a questa tipologia di persone, quindi c'è, diciamo, un buon periodo vi aspetta in questi primi due mesi. Ma quest'uomo, abbiamo detto, o questa donna, abbiamo detto che c'è una persona che vi spia e che vorrebbe farsi avanti con voi, può anche essere una persona che avete cominciato a conoscere per alcuni, ma arriverà alla fine una persona concretamente, vediamo. Ecco il Papa.
Il Papa è una bellissima carta, indica un periodo bello in generale, indica delle celebrazioni, quindi in generale anche l'incontro possibile con una persona che può essere molto importante per voi, perché il Papa è una carta molto positiva, una carta di fede, una carta di belle possibilità per per l'avvenire. Indica anche che voi poteste avere anche un'amicizia profonda con qualcuno, una persona, un amico, un'amica che è anche il vostro consigliere, di cui vi fidate molto, che avete un rapporto veramente molto importante con qualcuno, una persona di cui vi fidate veramente, che in qualche caso è un po' per voi come una guida spirituale, come può essere un sacerdote. Questa carta può indicare anche questo. Comunque, anche questa carta del Papa, assieme a queste altre carte, mi fanno pensare che veramente per voi questi due mesi dovrebbero essere veramente molto belli. Questi due mesi dell'anno. Quindi questo incontro, effettivamente, con una persona nuova ci potrebbe benissimo stare. Vi troverete anche davanti a un bivio, indicato da questo due di denari. Può darsi che dobbiate fare una scelta tra due strade. Delle scelte importanti per voi, una valutazione, che dovete fare una valutazione su un qualcosa, può anche darsi nell'ambito del lavoro, ok? Questo sette di bastoni indica ancora, come vi dicevo, delle possibilità importanti per quanto riguarda il lavoro, può anche essere un avanzamento di carriera e diciamo anche che in qualche modo forse nell'ambito del lavoro ci sono delle problematiche, magari vi sentite un po' sotto attacco, c'è qualcuno che vi dà fastidio, che vi non sto dicendo che nell'ambito del lavoro ci sia qualcuno che vi fa mobbing, però per alcuni di voi c'è qualcuno che può darvi fastidio, perché questo sette di bastoni indica un fastidio, un qualcosa nell'ambito del lavoro, come quando qualcuno si sente sotto attacco, come se ci fosse qualcuno che vi dà dei problemi, oppure delle discussioni, delle, come possiamo dire, delle problematiche dal punto di vista burocratico, un qualcosa di fastidioso, ma niente di molto grave, uccidelo su di voi. Comunque le carte sono belle in generale, ci sono delle scelte che dovete fare, delle cose nuove che vi accadranno. Non tutte saranno belle, però la maggior parte saranno belle. L'incontro con questa persona ci sarà, ce lo indica questa carta qua e quest'altra del Papa. E ricordatevi questa carta, che un nuovo periodo bello per voi sta arrivando e che la persona che conoscerete o che già conoscete, magari la frequentate da poco, potrebbe appartenere al